Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo video per spiegarvi come trasferire i vostri salvataggi e anche volendo software da PS4 a PS5. È una cosa che mi avete chiesto in tanti, è un processo non proprio così intuitivo come magari potrebbe essere in ecosistema Xbox, dove è tutto praticamente automatico, qui bisogna fare un paio di passaggi, ma non preoccupatevi, è una roba veramente semplicissima. Allora, la prima cosa da fare è andare su le impostazioni, per cui vi faccio vedere, mi levo proprio, ecco. Andare su impostazioni in alto a destra e poi su sistema, poi su software di sistema e trasferimento dati. Prerequisito importante prima di fare tutto questo: dovete avere la vostra PS4 collegata sulla stessa rete internet su cui è collegata la PS5, per cui dovete averla ancora attaccata, ok? Fatto questo, trasferimento dati. Allora, a questo punto vi verrà chiesto di scegliere, dopo aver fatto questa cosa, ma allora, non rimuoverai i dati da PS4, quindi questo è importante. I dati archivati nella memoria di archiviazione estesa non verranno trasferiti, quindi solamente quello che avete sull'hard disk, proprio sul disco di memoria di PS4. Fatto ciò, continua. Allora, adesso, in questo momento, bisogna verificare che la PS4 sia accesa e che sia la PS4 che la PS5 siano connessa alla stessa rete. Quindi è accesa, anzi non è accesa, quindi la vado ad accendere, facciamo tutto in tempo reale. L'ho accesa, non c'è neanche bisogno che voi andiate a vedere cos'è o che l'abbiate collegata, cioè non dovete fare niente su PS4, deve essere semplicemente accesa, quindi almeno avete proprio una percezione del tempo reale che serve. Quindi la PS4 l'ho accesa e adesso vado su continuo. Questo farà sì che si avvii su PS5 il processo di ricerca della PS4 sulla rete e si attende pazientemente, come giusto che sia. Ve la faccio vivere proprio come se, almeno lo facciamo passo passo, vi rendete conto anche dei tempi, eccetera, di tutto quello che riguarda. Allora, l'ha trovata. Adesso che l'ha trovata, io devo premere entro il tempo limite sul tasto di accensione della PS4 per un secondo, fino a quando non suona. Quindi io rivado ad acciata a toccare. Sto andando. Ho premuto il tasto e infatti qui è cambiato tutto, ok? Adesso, tra pochi secondi, il tutto si avvierà e io potrò selezionare quello che ho su PS4 per portarlo su PS5 volendo. E, ripeto, non è una cosa proprio semplicissima, nel senso che non è proprio intuitiva al 1000x1000, però se si seguono questi semplici passaggi non è un problema. Solo che ci vuole un pochino, come vedete, ogni passaggio richiede quel qualche secondo, bisogna stare lì attenti a non sbagliare niente, perché sennò tocca ricominciare da capo. Però insomma è spiegato in maniera abbastanza chiara in ogni sua forma, per cui non è che sia questo dramma. Il problema appunto è che ci mette un po', perché devono comunicare due macchine di epoche diverse, definiamole così, sperando che non ci siano messaggi d'errore, sennò mi metto a piangere. Ok, vabbè, quindi a questo punto voi avete accesso da qui ai dati della vostra PS4, che potete selezionare e dire, che ne so, voglio portare su PS5 i dati di PT, magari Sekiro, che mi sa che non li ho trasferiti, così poi facciamo anche il test di Sekiro su Next Gen, e di Days Gone, visto che me l'avete chiesto. Così, sono due cose, sono 313 megabyte, una cosa abbastanza semplice, ma volendo uno potrebbe prendere quello che vuole su PS4. Fatto ciò, abbiamo selezionato i dati che ci interessa portare su PS5, proviamo avanti. Qui possiamo trasferire volendo anche le app e i giochi, ma in questo caso non lo faremo perché sono spazi enormi e per esempio, ecco, PT non si può usare su PS5, per dire. Quindi, fatto ciò, io vabbè, su PS4 avevo praticamente svuotato tutto, per cui sono 313,2 MB, ok? Premo avanti. Questo avvierà il trasferimento, che insomma dovrebbe durare circa un minuto sulla mia linea, ma questo poi dipende chiaramente dalla vostra linea e dipende da quanti dati e da quante cose volete trasferire. Adesso sta preparando il trasferimento, quindi questo non è un trasferimento effettivo, ma sta preparando i file su PS4, comunicando con PS5 per portarli di qua.
Quindi insomma, tocca aspettare un attimino, però ripeto, non voglio fare tagli perché voglio che abbiate la percezione del tempo effettivo che richiederà fare un trasferimento. Ecco, poi moltiplicate per quello che effettivamente vi serve. L'importante è che la PS4 ovviamente rimanga accesa. Io adesso l'ho semplicemente accesa, non so neanche che cosa stia accadendo dentro la PS4 perché non ho verificato, ma l'importante è che tutto stia funzionando. Quindi noi siamo qui, che adesso attendiamo con calma. E ripeto, avrei onestamente, avrei preferito tantissimo un sistema un po' più intuitivo, un po' più rapido, un po' più che sfruttasse il cloud, ok? Però si può fare anche così, ecco. È comunque un modo utile. Certo, la mia domanda è: ma quelli che magari si sono venduti la PS4 dovevano fare ecco sì, in questo caso uno fa un backup su disco esterno e porta il disco esterno su PS5. È un'alternativa. Diciamo che io questo tipo di cosa la consiglio per chi ha ancora una PS4 a disposizione. Però in linea di massima, se no, dovete fare con le chiavette o comunque un supporto esterno che vi permetta di trasferire. Vi ripeto, non è una cosa velocissima, ahimè. Nonostante io abbia selezionato apposta per farvi capire dei file molto piccoli, ma questo è. Allora, il trasferimento sarà ovviamente 100 volte più rapido, avendo insomma una linea buona, ma la sola preparazione di un trasferimento di 300 mega ha richiesto un paio di minuti? Sì, un paio di minuti, più o meno. Allora, adesso sta trasferendo i dati. Come vedete è un po' più rapido. Poi si riavvierà la PS5, ovviamente. E solo alla fine, dopo che avrà ricostruito anche i file di sistema, noi saremo pronti a poter usare quei dati. Però, come avete visto, non è stata una cosa proprio velocissimissima. Da questo punto di vista, il fatto che siano due sistemi diversi, due sistemi operativi diversi, diciamo che accentua un po' i tempi. Adesso sta riavviando la PS5. E solo alla fine noi avremo i nostri dati sulla nuova console. Comunque in tutto ci abbiamo messo circa 8 minuti a fare un trasferimento di 300 mega, ok? Aspettiamo pazientemente che si riaccenda tutto, perché è tutto automatico, ovviamente, noi non dobbiamo fare nulla. Sta ricostruendo il database. E adesso, evviva evviva, ha finito. E a questo punto i dati sono dentro alla console. Quindi ci abbiamo messo circa 8 minuti a fare un trasferimento di 300 mega. Allora, è chiaramente un sistema scomodo. Vi sconsiglio onestamente di farlo con dei software perché tanto vale riscaricarseli piuttosto che fare un trasferimento da console a console, però ripeto, se non si vogliono sfruttare supporti esterni è tristemente l'unico modo per trasferire i propri dati. Detto ciò, ragazzi, se avete domande, dubbi, perplessità, qualsiasi cosa, io sono qui, per cui fatemi eventualmente sapere e noi ci vediamo alla prossima.